Il 27 settembre le ACLI provinciali di Brescia, in collaborazione con la Cooperativa Cattolica Democratica di Cultura, il Forum del Terzo Settore di Brescia e il Centro Servizi Volontariato di Brescia, hanno presentato il libro di Don Giacomo Panizza, Il dono e la città, sul futuro del volontariato. Il volontariato oggi assomiglia sempre più, nei servizi offerti, a un privato for profit. L'autore nel testo aiuta a recuperare la dimensione del servizio pubblico. In questa stagione il volontariato in Italia si sta avvicinando a proporre servizi, gestire servizi, che va bene, è importantissimo, però si sta avvicinando a diventare o un semimercato o un semi-profit, no? Perché c'è di mezzo un'economia e c'è il fatto di gestire servizi anche con costi importanti. Il volontariato, io credo che sia importante che tiri in ballo non soltanto gli addetti ai lavori per i servizi, ma il più possibile la società, il più possibile la gente che abita i territori vicini o dentro le situazioni di povertà o che hanno bisogno di fare un passo in avanti verso la cittadinanza, verso la democrazia, verso la solidarietà, verso il tema del dono. Nelle città o nelle campagne. Don Giacomo Panizza, bresciano, ha fondato la comunità Progetto Sud. È nel mirino delle cosche per essere stato testimone di giustizia contro un clan mafioso e vive sotto protezione. Un po' in tutta Italia c'è il tema della giustizia, di quella che chiamano la legalità e così via. Sia al sud che al centro che al nord Italia questo tema è parecchio sottovalutato. O perché non si mettono i servizi, dirò questo, nel mezzogiorno tanti tribunali non hanno a regime il personale. E perché? Ecco, allora io credo che dobbiamo rimetterci a dire se siamo una Repubblica democratica è importante che tiriamo in ballo proprio i temi della giustizia che non vanno lasciati alla sicurezza pubblica, ma c'è la sicurezza sociale, civile, cioè come società. È importante che viviamo la legalità cosiddetta. Al nord in particolare, più che nel mezzogiorno, si sottovaluta l'importanza della giustizia. La legalità, la giustizia, non è soltanto obbedire a una legge che c'è, ma è portare avanti una umanità che si umanizza. E qui casca l'asino, altrimenti facciamo non legalità ma legalismo. Spesso le comunità cristiane sono disattente ai temi della legalità.